Buonasera, spettatori e spettatrici di Fuori Onda, sono Susanna Basile, psicologa e sessuologa clinica e da un po' di tempo anche wine lovers, visto che si usa dire, e siamo qui a presentare Santi Natola, che è brand ambassador delle cantine Nicosia e responsabile di enogastronomia e enoturismo all'interno della struttura. È stato così gentile. Perché lo abbiamo invitato e ci racconterà qual è, diciamo, la funzione della sua figura. Ci parlerà chiaramente anche delle cantine Nicosia. E quindi, Santi, come hai iniziato questa attività? Buonasera a tutti, innanzitutto grazie Susanna per avermi invitato, insomma a me queste chiacchierate piacciono sempre tanto perché ci si confronta con appassionati wine lovers come li hai appunto chiamato tu e anche neofiti che sono quelli che si vogliono avvicinare al mondo del vino. Ecco, come d'altronde ho fatto anch'io, insomma io ho un tesserino FISAR che è la Federazione Italiana Sommelier. Del 2003, quindi insomma, è passato un po' di anni, insomma, sono stato così, mi sono incuriosito anch'io nel mondo del vino e così ho iniziato a frequentare uno dei corsi per sommelier. Entro in un'enoteca e vedo che c'è una bella atmosfera fondamentalmente, no? Vedevo che mi incuriosivo perché vedevo tutti questi personaggi, insomma, che raccontavano dei vini e ci trovavano delle cose. E allora per me il vino era comunque una bevanda, dico, ma cosa, come fanno a trovarci queste cose? Devo provarci pure io. E così ho iniziato a frequentare un corso da sommelier, un po' per gioco comunque in realtà, questa è la verità. Ma scusa, Nel tu prima 2003... cosa facevi prima? Non per essere indiscreta, cioè questo è successo 20 anni fa, no? 20 anni fa esattamente, un po' meno, ma andavo al liceo, dove ho conseguito la maturità scientifica, insomma, primo anno di università, poi ho lasciato gli studi, appunto perché poi a un certo punto mi sono trovato nel mondo del vino, un po' per caso, proprio così. E frequentando il primo corso, quando io, insomma, mi sono seduto tra i primi banchi, ricordo ancora sbigottito un po' quella frase del docente che si trovava davanti a fare la presentazione del corso e disse: "Allora, benvenuti a tutti, da oggi smetterete di bere il vino." E allora tutti ci siamo un po' guardati, siamo venuti qua per questo, abbiamo pagato un corso, ci aspettavamo insomma di bere tanti vini e di capirci qualcosa. E lui diceva: "Da questo momento in poi smetterete di bere vino perché inizierete finalmente a capirlo." Ecco. Perché dietro al vino effettivamente ci sono tante cose, un po' una geografia di sapori, di luoghi, di gente che produce vino da tante parti del mondo e poi, come dire, raccoglie quel sapore, quel profumo e lo mette dentro una bottiglia di vino. È qualcosa di molto più affascinante. Allora ho capito bene la lezione, ho capito che il vino era una cosa seria e Quindi, bisognava studiarlo, leggerlo. allora, 20 anni fa, ancora diciamo l'imbottigliamento, parliamo dell'imbottigliamento nelle viti etnè, era agli inizi tutto sommato, no? Da questo punto di vista. 20 anni fa ancora non esisteva un'etna capace di avere poi la sostanza che ha oggi, no? Nel senso dell'imbottigliamento, del raffinamento del vino, no? Della sua, diciamo, ecco, oggi ci cominciano a essere anche bottiglie, tra virgolette, che hanno 20 anni di vita, mentre nel 2003 ancora non c'era questa cultura, no? Da questo punto di vista. I vini siciliani erano serviti, parlo della Sicilia qui da noi, erano È serviti proprio vero. tantissimo per essere esportati, no? Si diceva appunto la prima volta, quando è stato presentato a Torre Archirafi, versante est, si parlava appunto che Riposto era il porto dove veniva portato questo vino dell'Etna che poi partiva per la Francia, per la Spagna, insomma, non lo so, da questo, io credo di avere capito, ah, così sto andando a braccio da questo punto di vista. Quindi tu ti sei trovato in una dimensione ancora dove molte persone non sapevano cosa fosse il vino, parliamo di noi, no? Sì, certo, eravamo all'inizio, ecco così, è proprio vero quello che hai detto perché a Riposto si ripostava il vino, ecco perché si chiama Riposto, perché un tempo il quantitativo di vino che si produceva sull'Etna era enorme, perché
La fillossera, questo terribile afide che distrusse quasi addirittura il 75% della produzione di vino in Europa, arrivò un po' più tardi in Sicilia, intorno al 1920. E questo, insomma, ci ha dato un grande vantaggio e siamo diventati per moltissimi anni il serbatoio del vino, un po' per tutta Europa, quindi lo compravano da noi. Se oggi l'Etna ha un areale di 1180 ettari, una volta erano 30.000, quindi si arrivava veramente a mare, si arrivava a Mascali, quella che fu Mascali, ecco, la contea di Mascali, da dove deriva il Nerello Mascalese. E poi c'è stato tutto un percorso pian pianino in crescita. È chiaro che l'interruzione dei rapporti con la Francia per l'aumento dei dazi doganali, poi è stato anche un territorio purtroppo mortificato da due guerre mondiali e poi la fillossera che arrivò fece crollare completamente il comparto. E fare vini sull'Etna è veramente faticoso e quindi anche poco remunerativo e quindi molti hanno abbandonato. Dopodiché, pian pianino, aziende storiche dell'Etna, come per esempio la famiglia Nicosia e molte altre, hanno sempre creduto in questo territorio, hanno sempre fatto degli investimenti e pian pianino poi il tempo gli ha dato ragione. E negli anni 2000 c'è stato un vero e proprio boom, una rinascita. E io sono contento perché sto vivendo un po' il momento più bello dei vini, del vino italiano, ecco, quello forse più colorato, fatto da giovani, da ragazzi che credono in questi progetti, hanno le cantine sempre piene di turisti che vengono a scoprire i sapori, i profumi di questa terra. Quindi è un periodo molto bello e c'è stata una vera e propria rinascita, una seconda giovinezza, ecco, quella del vino dell'Etna. Perché sai, Susanna, per troppi anni il vino siciliano è stato impantanato in un cliché un po' di vini banali, un po' mercantili, un po' in direzione del mercato e quindi un po' vini grossi. Quando si pensava alla Sicilia, si pensava sempre al Nero d'Avola, ai vini di potenza, di energia, un po' come il Sud Italia, anche la Puglia, ecco. Come dire, lasciando, mettendo un po' da parte quello che invece poteva essere il dettaglio, la minuzia, la potenzialità dei luoghi e dei vitigni, cosa che oggi si è riscoperta fortemente. E quindi stiamo crescendo notevolmente, c'è una grande attenzione e quindi di conseguenza anche un interesse anche da parte dei giovani a bere il vino e poterlo raccontare e abbinarlo a tavola. Per esempio, quando ho intervistato i vignaioli di Salina, perché per certi versi è come se vedessi in microcosmo il macrocosmo dell'Etna, no? Mi Sì. raccontavano appunto come la differenza di mineralità, o come chiamo io la pietra focaia, ogni volta mi impantano con questa pietra La focaia. pietre fusibile, come dicono in Francia, l'hanno resa celebre, sì. Perché la sento, no? Proprio sento quel fiammeggiante. Allora, no, questi sono, ogni volta mi fanno, questi sono idrocarburi, ma che è triste perché per me l'idrocarburo è sinonimo di benzina, di petrolio, Eh capito? sì, certo, è vero, e non è una bella cosa, però in realtà la verità è diversa. Cioè, i vini dell'Etna, come alcuni territori nel mondo, sviluppano poi nel corso degli anni in bottiglia, quindi in affinamento, in riduzione, che è il contrario dell'ossidazione, quindi senza ossigeno, degli elementi terziari che sono poi le metossilopirazine. E tanti elementi chimici che poi pian pianino contribuiscono appunto a questi profumi che spesso ricordano un po' l'idrocarburo. Ecco, in realtà si chiama trinetil diidronaftalene, ecco, questo è il nome difficile da ricordare, Ancora che non è peggio. altro che poi il responsabile di questo odore che ricorda molto l'idrocarburo, un po' la benzina alle volte addirittura, o comunque un sapore di zolfo. E qui sull'Etna, insomma, ce n'è parecchio. Difatti, io sto bevendo un calice di Carricante metodo classico. C'è sempre questo sbuffo del vulcano, questo sbuffo di zolfo che ti arriva al naso, che è molto piacevole. E andando un po' indietro nel tempo, diciamo che questo sentore di pietra focaia, no, nasce un po' in Alsazia per definire questo sentore di idrocarburo. Ecco, che fa riferimento un po' alla, come dire, alla pirite Sì, fondamentalmente, sì. ecco, che con un acciarino, insomma, fa le scintille, fa quell'odore un po' solfureo, ecco, che è tipico dei suoli un po' dell'Alsazia. Quindi, comunque, hanno ripreso un po' questo profumo, dandogli questo nome, e poi ci siamo resi conto che in molti territori è presente. Però infatti la domanda era riservata al fatto che a seconda delle, come si dice, delle colate, no?
no? A seconda Sì. delle colate, quindi dei vari livelli, mi dicevano che lì a Salina si vede chiaramente lì perché lo spazio è più ristretto, che a distanza addirittura di metri all'interno della vigna, la stessa vigna, quindi la stessa qualità, insomma, di vigna, cambia sapore. Cosa che succede, da noi succederà pure questo. Per esempio, tu sei nella zona di Trecastagni, giusto come... Esatto, Quindi, sì. quali sono le caratteristiche, per esempio, che si trovano come zona dell'Etna rispetto ad altre zone dell'Etna? Non lo so, mi viene di farti questa domanda, visto che... Ma guarda, è una cosa che sembra incredibile, ma è vero, cioè che un vino riesce a tirar fuori da un pezzettino di terra, da un piccolo luogo, spesso da una vigna, un sapore diverso dagli altri. Ecco, complice molto anche l'Etna, perché chiaramente, come dire, sotto i nostri piedi c'è un mille foglie di strati vulcanici che derivano da diversi anni di colate che si sono sovrapposte. Abbiamo esposizioni, abbiamo altitudini, abbiamo delle vigne più o meno esposte al sole con un gioco di venti che si incrocia dal Mediterraneo, quindi incrociamo insomma lo scirocco col grecale alle volte. Ecco, si creano delle alchimie, delle situazioni, dei piccoli microclimi e poi questo insomma, come dire, corrisponde poi nei vini con dei profumi molto personali. Ecco. Qual è la chiave di lettura su questo? Che noi abbiamo due vitigni qui sull'Etna, che sono il Carricante e il Nerello Mascalese, che un po' come il Pinot Nero, ecco, come il Nebbiolo, riescono a leggere bene il suolo, il luogo da dove provengono e succhiano dalla terra un po' questi sapori che poi ce li ritroviamo al calice. Ecco, c'è una grande biodiversità su questo. Ecco, l'Etna è un po' una come dire, degli ambasciatori un po' della biodiversità sicuramente del sud Italia. Noi ci troviamo per esempio a Trecastagni e abbiamo una particolarità unica, cioè quella di fare vino su conetti vulcanici attivi che si affacciano sullo Ionio. Quindi noi siamo sul versante sud-est e quindi c'è l'elemento mare, mare che riflette la luce, che raccoglie il calore durante il giorno e poi lo trasporta nelle nostre vigne con i venti durante la notte, quindi crea questo tepore, le forti escursioni termiche, il sole tutto il giorno, quindi abbiamo dei vini di luce, sono molto luminosi, e poi complice i suoli vulcanici ricchi di minerali. Quindi vengono fuori dei vini che hanno quelle caratteristiche, che sono saporiti, che sono salati, da questa mineralità, come dire, scintillante per certi aspetti, che la senti proprio al calice. E chiaramente una vigna è diversa da un'altra perché ci sono queste componenti. Per esempio, c'è la valle dell'Ovest, dell'Etna, sud-ovest, quindi Biancavilla, Santa Maria di Licodia, per esempio, che è una zona dove tramonta il sole, un po' più calda, un po' più distante al mare, i vini un po' più rigidi, come il nord, per esempio, che mitiga un po' i venti che arrivano. Come dire, stemperati un po' dalle barriere che sono Nebrodi e Peloritani. Insomma. Noi siamo in un continente vitivinicolo e da noi non possiamo fare dei vini uguali. Siamo fortunati da questo punto di vista. Siamo fortunati, però nello stesso tempo questa è una domanda tra virgolette a trabocchetto, no? Cioè col fatto che sono tutti quanti diversi e quindi le aziende hanno punti diversi, posti diversi, fanno vini diversi, no? Siccome ogni volta che capita quando a contrada dell'Etna in questi, diciamo, momenti in cui arrivano i vignaioli da fuori, gli imprenditori da fuori, oppure il professore Scienza, no? Mi ricordo che ho conosciuto l'anno scorso, la prima cosa che dicono sempre di noi siciliani, ma neanche in generale, proprio dei produttori dell'Etna, è che i produttori dell'Etna, col fatto che ognuno ha il vino migliore dell'altro, no? Adesso chiaramente facendo un po' di, così, Sì. di fumo, non riescono a dialogare tra di loro, quindi... Allora, in questo caso magari la cantina Nicosia è già una cantina media, quindi insomma voglio dire non è una cantina piccola da questo punto di vista, Allora quindi siamo una cantina medio-grande, sì. infatti medio grande, quindi tutto sommato ha un potere, no? All'interno della distribuzione, all'interno chiaramente della catena, chiamiamo così anche della grande catena di vendita. Mentre appunto i piccoli, che pur essendo particolari nel loro sapore, nei loro sentori, nelle loro cose, non riescono chiaramente a uscire, no? Cioè da questo punto di vista. Secondo te co come si potrebbe fare? Perché lui diceva, prendete l'esempio, che so, il Merlot.
Ci sono i produttori del Merlot, i produttori del Syrah, i produttori del Chianti, cioè non si mettono a dire ah, il mio Chianti è il Chianti del sud della bassa, eccetera. Queste cose sono vere o sono false? Perché io sono una sinaccia, lo sai, quindi come Ma funziona? guarda, la biodiversità di cui abbiamo parlato è evidente anche nei prodotti alimentari, insomma, in tutte le specie che abbiamo di animali, in tutta un po' la botanica in genere. Quindi per noi questo gioca sicuramente a favore. E poi è chiaro che ogni produttore ha le sue filosofie produttive, quindi segue un po' i suoi protocolli. Per me è una cosa molto bella che i vini abbiano una personalità e che comunque si differenziano. Per me è una grande opportunità perché per molti anni, diciamo, in Italia ci stavamo un po' uniformando, un po' omologando ad un gusto, no? Perché per chi è che produce vino, quasi sempre, come dire, ha due modelli qualitativi a cui si può ispirare, che è Bordeaux. E che è la Borgogna, ecco, quindi Bordeaux con i vitigni internazionali, vini di potenza, di energia, fatti dai vitigni più importanti del mondo. E l'idea un po' bordolese è quella di fare il miglior vino possibile con quel vitigno. Mentre l'idea della Borgogna è un po' diversa, è quella di esaltare quel luogo, ecco, la vocazione di quella singola vigna. E io credo che sull'Etna ci sia un po'. Come dire, un orientamento più sulla Borgogna. E questo significa diversità assoluta, significa che ognuno è interprete della propria vigna. La cosa importante è assecondare le piante, lavorare in biologico, lavorare bene fondamentalmente. Poi sarà quella vigna che ti darà quel prodotto lì. E viva Dio se non siamo tutti quanti uguali. A me piace molto anche il movimento che si sta creando anche fuori dall'Etna, fuori dalla DOC, ma perché no? Insomma, chi è che ama il vino come me? Lo ama tutto, cioè non è che io amo il rosato o non amo la bollicina oppure preferisco il rosso. Io il vino lo amo tutto e credo che chi è che è veramente un appassionato deve amare tutto il vino e anche tutta l'Etna, insomma, è quello che ci sarà nel futuro. Una cosa importante è lavorare bene, lavorare insieme, fare tante vendemmie. Stare tutti quanti un po' legati, attenti a quello che si fa, insomma, senza correre troppo. Questo è importante, perché noi abbiamo bisogno di fare tante esperienze, di crescere notevolmente, perché abbiamo un territorio magnifico, dei vitigni straordinari. Abbiamo iniziato da poco ed è giusto che ci sia tutto un percorso di crescita graduale. Ad esempio, un'altra cosa che sta succedendo, che prima appunto dicevi tu, all'inizio c'era molto questo discorso del Nero d'Avola, come vino principale, quindi questi vini molto tannici, no? Da questo punto di vista. Ho imparato questo termine, quindi sono Sì, figa. tannico che ci sta, è vero. Sì. Giusto. In realtà invece c'è una, vedi che infatti tu stai bevendo comunque un bianco. C'è stato, diciamo, invece un exploit dei bianchi e dei rosati, no? In questi anni recenti. Mentre prima il vino bianco, soprattutto da parte dei nostri antenati, no? Chiamiamo i non, cioè il vino bianco è stato sempre un vino, diciamo, di seconda categoria, di terza categoria, no? Verissimo. Nell'Etna. Quindi invece ci vuoi parlare di questi, di quello che è successo? Cosa è successo con questi bianchi che Allora, è rimangono? successo che intanto è cambiata la bevuta, cioè è cambiato il gusto fondamentalmente. Ecco, come è cambiato nel 1770 nella Champagne, quando a un certo punto gli inglesi dicono: noi non lo vogliamo lo champagne dolce, lo vogliamo secco e fanno il vino per l'Inghilterra, che poi ebbe molto successo e oggi sono presenti sul mercato tantissimi champagne secchi. La stessa cosa un po' è successa in Italia. Ecco, se prima si bevevano i vini dolci, si bevevano i vini di opulenza, di struttura, no? Delle bombe di frutto, di estrazione, oggi invece si lavora un po' in sottrazione, cioè piacciono i vini più snelli, piacciono le bevute più lunghe. Ecco, non ci si vuole ubriacare al secondo calice. Una volta, appunto, queste trame tanniche diventavano delle corazze. I vini ti si inchiodavano sulla lingua, erano di potenza, erano troppo estrattivi, un po' amaroniani, ecco, utilizzo questo termine, no? Facendo riferimento un po' a uno dei vini d'Italia Bisonte, un po' più opulento di tutti, no? E oggi invece piacciono i vini più snelli, piacciono le acidità. Ecco, i vini devono essere oggi trasparenti, ma non crudi. Ecco,
importante. Quindi significa vendemmiarli nel momento giusto. Ecco, io non posso vendemmiare un vino di struttura, un Nero d'Avola, prima perché deve somigliare, che ne so, a una schiava dell'Alto Adige. No, quindi bisogna lavorare tanto in vigneto, lavorare tanto, trovare il momento giusto per la vinificazione e cercare di assecondare meglio i vini che provengono dalla vigna. Quindi il risultato qual è? Dei vini più buoni, più sani, più puliti, più facili da bere. Quindi anche oggi l'utilizzo del legno, per esempio, è più parsimonioso rispetto ad un tempo. Una volta, io mi ricordo quando ho iniziato a bere il vino e quindi a parlarne, si diceva sempre: ma quanto barrique fa? 2, 3 anni, no? Perché era quasi, la qualità veniva un po' associata al periodo di invecchiamento. Ci sono dei vini che meritano la barrique. Ci sono dei vini che hanno bisogno di tanto tempo per invecchiare, perché diventano più buoni, perché diventano migliori. E ci sono invece dei vini che non hanno la necessità di invecchiare, perché il meglio di sé lo danno da giovani, un po' come le persone, no? Ci sono quelli che da anziani sono favolosi, perché magari da giovani hanno un carattere irruento, no? Sono un po' antipatici, sono ancora. E poi da grandi invece diventano più saggi. La stessa cosa per i vini, al contrario. Quindi ci sono dei vini che, come dire, da anziani perdono qualcosa, perdono quota. E invece mi viene da pensare il Frappato di Vittoria, da giovane è scattante, è meraviglioso, è versatile negli abbinamenti, è golosissimo. E quindi va bevuto in quel modo lì. Ecco, a me piace sempre fare un paragone tra i vini e le persone, non si sbaglia quasi mai. Ecco, l'importante è capire anche quando sposarseli, perché insomma, tra giovane oppure più maturo. Ma senti, ma allora quest'altra novità, io parlo di quello che riesco a capire, no? Durante anche gli incontri, no? Le anfore, perché c'è questa moda, no? Visto che praticamente c'è questo discorso che è come se fosse un ritorno, però chiaramente le anfore di oggi non sono le anfore che c'erano anticamente. E per quanto riguarda i vini, questi vini sott'acqua, ecco, ti volevo chiedere, infatti oggi era la chiacchierata in termini della tua, diciamo, conoscenza in generale, no? Su quello che succede. Non, mi fa piacere che Certo. parliamo della cantina Nicosia, però nel frattempo mi piace sapere da te, visto che ti ho ascoltato con piacere l'altro giorno quando hai presentato i vini. Ho capito proprio che tu hai questa capacità a 360 gradi, quindi volevo sapere da te questo discorso qua, sia delle anfore e sia dei vini sottomarini, no? Perché Un po' innovazione e tradizione, fondamentalmente, ecco, sono queste due parole. Io sono un appassionato, quindi, come dire, cerco di informarmi, no? Di leggere il più possibile, di parlare con i produttori. Ecco, anzi, do anche un consiglio. Ecco, per diventare bravi col vino ci sono tre cose che bisogna fare. Ecco, è bere tanto, bisogna comunque assaggiarli, perché non ci sacrificio. sta niente da fare, in modo da registrare un po' i profumi, i gusti, i Allora sapori. tu per questo Leggere e visitare i luoghi, tu per ecco. questo stai bevendo, perché chiaramente se no perdi conoscenza, nel senso che non perdi conoscenza, volevo gioco di Ritmo, parole. sì, è vero. Quindi Comunque, tradizione e innovazione fondamentalmente. Io ho parlato prima della barrique, no? Negli anni 2000, quando presentavo un vino al ristorante, io ho fatto il sommelier per molti anni, andavo al ristorante e si diceva: quanta barrique fa questo vino? E tu dovevi subito rispondere, che so, un anno, 2 anni. Ecco, c'era quell'interesse. Ok, è un Nero d'Avola, fa barrique? C'erano queste domande, oggi non la fa più nessuno. Ecco, a quei tempi la barrique era una innovazione, ma fondamentalmente è sempre stata una tradizione in Francia. Da noi in Italia era diventata una innovazione. Quindi c'è sempre un po' questo ritorno, tradizione e innovazione. Io dico che tradizione non significa solamente riportare ciò che c'era prima, ma più che altro fare traghettare il passato verso il futuro, ecco. In fondo l'innovazione è una tradizione ben riuscita, ecco. Poi se si, come dire, se il vino non viene bene, ecco, la colpa non è della barrique, ecco. Se si brucia l'arrosto, la colpa non è della padella. Bisogna saperli utilizzare perché sono degli strumenti di cantina, quindi barrique, tonneau, botte grande, anfora, cemento.
o anche vasche d'acciaio, bisogna saperle utilizzare perché sono degli strumenti. A questo punto devi avere tu un vino e devi capire, lo devi capire, lo devi leggere. Ecco, piuttosto che scrivere, oggi per esempio si scrive tantissimo di vino, bisognerebbe secondo me concentrarsi di più a leggerli i vini. Cioè a capire che a volte se tu un vino bianco lo metti in barrique è una forzatura. Quindi devi capire e come si fa? E si fa come diceva Madame Laloux-Leroy un tempo. Ecco, su una rivista che si chiama Le Rouges et le Blancs, una volta ho letto un articolo molto bello, insomma. Sai quell'ironia un po' francese di quelle madame, di quelle signore, no? Del vino importanti, di quelle donne aristocratiche. Ecco, lei disse: per fare il vino è una cosa semplicissima, basta avere 300 anni di storia. Ecco, questo fa capire che effettivamente bisogna fare tante prove, tanti esperimenti, avere competenze, fare tante vendemmie. Oggi se ti va bene, fai 40 vendemmie, se sei fortunato. Se invece lavori con gli altri, le tue vendemmie si moltiplicano. Se tu cambi emisfero e te ne vai in Australia quando da noi è finita e là inizi e ne fai un'altra. È chiaro che più vendemmie fai, più fai esperimenti, più bevi, più visiti cantine e più diventi bravo. Allora è lì che è giusto capire. Io utilizzo l'anfora perché il mio vino me lo chiede, perché lo merita, perché esalto un profilo delle minuzie, delle finezze, il dettaglio, o la utilizzo per moda. Ecco, è importante questa cosa qui. Quindi, insomma, siccome purtroppo le mode, io ho sempre avuto paura delle mode, perché comunque sono passeggere e rovinano tanti progetti belli. Secondo me, più che quello, bisogna prima avere una bella competenza. Per esempio, io ho assaggiato un macerato, no? Sì. Questo la differenza l'ho capita, no? Del macerato, perché è proprio un sapore forte che sento subito, che era stato fatto in anfora. E sono Bene, sicura, interessante. vedi, che ha senso mio, intuito, no? Nel senso che Sì. seguire poi persone come te raffinerà il mio intuito piano piano, pur non essendo sommelier, essendo una che c'ha gusto, come si suol dire, Certo. imparo velocemente. Quindi ho capito che, per esempio, un vino come il macerato, no? Che è una spremitura veloce, giusto? Da questo punto di vista, va molto bene in anfora perché in qualche modo mantiene questa vivacità, o sbaglio? Cioè, Certo, ma come. c'è anche qualcosa di filosofico e di storico soprattutto, perché in realtà il vino, insomma, come noi studiamo nei libri di storia, nasce, cioè la prima pianta è stata piantata da Noè nel monte Ararat, che si trova in Armenia, ecco, al confine con la Georgia. Quindi lì c'è una lunga tradizione, cioè quella di affinare il vino nelle botti, cioè nelle anfore, che loro chiamano cueri. E le mettono sottoterra ed è affascinante. Ecco, loro continuano ad utilizzare questa tecnica anche oggi. Così qualche appassionato di vini che, come dire, voleva adottare questa tecnica e portarla in Italia è andato lì proprio in Georgia a capirci qualcosa. Perché le anfore respirano sottoterra, ecco, stanno proprio lì dove il vino fondamentalmente si forma, perché sono le radici che succhiano il nutrimento e poi lo conferiscono alla pianta e poi di conseguenza ai grappoli. Ecco, e quindi far respirare il vino con quelle temperature, lasciarlo a contatto con l'ossigeno, fargli intrecciare dei buoni rapporti con l'ossigeno senza aver paura dei protocolli, quelli là, come dire, più enologici da accademia, ecco, ti fa capire che la maggior parte di quei produttori lì non sono neanche enologi. Ecco, sono dei produttori che facevano il vino perché lo facevano i loro nonni in quel modo lì. E Certo. riescono, ciò nonostante, a fare dei vini buonissimi. Quindi succede questo, che i grandi produttori, per esempio nel Friuli, ecco, l'apripista di questo è Josho Grauner, andò in Georgia a capire la tecnica delle anfore e la portò in Italia. Ma questo perché? Perché Josh Grauner, un grande produttore italiano, faceva prima un vino. Lui è un enologo, quindi una persona di grande competenza. Faceva un vino che purtroppo poi non lo soddisfava perché non aveva espressione. E lui era alla ricerca di un vino che avesse un'espressione, che avesse una personalità.
E così ha scelto di applicare questa tecnica. Ma prima di utilizzare questa tecnica deve avere sempre una grande competenza enologica. Ecco, come dice il professore Ribeiro Gayon, professore dell'Università di Bordeaux di enologia, e chissà divino sa chi è il professore Gayon, dice per limitare l'utilizzo dell'enologia devi conoscere bene l'enologia. Allora solo a quel punto puoi essere così bravo da capire bene e fare dei vini in quel modo lì. Allora cosa è successo? Che Graun era un po' come Picasso, no? Cioè, non è che Picasso, prima di fare i quadri che noi conosciamo, il cubismo, lui prima faceva anche dei ritratti, cioè aveva la tecnica, e dopo ha scelto di fare quello. E allora cosa succede? Che si possono utilizzare anche questi contenitori con degli ottimi risultati. Il Friuli fa delle cose meravigliose con la ribolla, ma proprio perché vengono utilizzati da gente competente, insomma, che ha sicuramente mani gentili e che lavora bene in vigna. Oh, vabbè, ora ti volevo fare una domanda di chiusura, perché poi chiaramente ci sarà sempre tempo per poter riprendere il discorso. Poi vengo che ho praticamente le domande preparate e ti faccio direttamente le domande sui vari tipi di vino, la coltivazione, Ok, poi vediamo. piacere. Invece volevo finire con questo exploit recente da parte di Nicosia, soprattutto degli spumanti. Ah, bene. Io che vi seguo un po' da anni. Ultimamente diciamo, come si dice, io non sono un amante dei rossi, a meno che appunto sono dei rossi particolarmente vellutati, per me come donna probabilmente, se sono troppo tannici non li riesco a sopportare. Comunque, siccome bevo da quando ero ragazza, questo diciamo invece scoperta dei prosecchi o comunque degli spumanti, quindi con questi metodi specifici da questo punto di vista, per me è stato veramente una grande... Come si dice? Ho fatto pace, ecco, ho fatto pace con tantissime aziende dell'Etneo. Quindi mi faceva piacere che chiudevamo su questo discorso degli spumanti della. Certo. Noi di recente abbiamo appunto fatto un evento che è dedicato agli spumanti, si chiama Bolle in Vigna, è stato lo scorso 26 di luglio, dedicato appunto alla spumantistica dell'Etna fondamentalmente, che ha tra l'altro una lunga tradizione, molti non lo sanno, ma tra le zone più antiche di produzione per gli spumanti, oltre al Veneto e al Trentino, c'è l'Etna, proprio si faceva vino da molto tempo. Ecco, fu il barone Spitaleri che fece una prima bottiglia di spumante che lo chiamò addirittura Champagne Etna. Ecco, immagina. Sì. Oggi se cioè, scrivi Champagne in etichetta, insomma, penso che ti farebbero a pezzi. Però un tempo, insomma, nel 1800 si poteva scrivere in etichetta, insomma, quello che La si mia voleva. nonna prendeva una bibita che si chiamava Champagnino alla La chiocca. Champagne, sì, Quindi esatto. è un termine sicuramente utilizzato, no? In qualche modo, senza, con tranquillità, ma stiamo parlando di epoche remote. È vero. Da noi invece la categoria si chiama spumante perché fa la presa di spuma. Ecco, questo è importante per fare un po' di chiarezza, perché oggi noi produciamo in Italia uno spumante come categoria che si chiama Prosecco, che è famosissimo, amato o odiato che sia, ma ci dà quel plus all'estero, è venduto in tutto il mondo. Immaginate che la produzione supera i 560 milioni di bottiglie. Quindi è veramente una produzione immensa. Ecco, quindi c'è una macro categoria che si chiama spumanti, cioè vino rifermentato in bottiglia, fondamentalmente in autoclave, che ha le bollicine. Poi esistono due categorie diverse: quella degli spumanti Charmat Martinotti, prende due nomi, uno perché il brevetto lo ha depositato un francese, Martinotti perché l'ha inventato un italiano. È il metodo classico, chiamato anche metodo tradizionale, che è quello un po' più importante, quello un po' più nobile, quello che richiede molto tempo, molta tecnica, molta bravura e soprattutto tanta pazienza. Ecco, noi sull'Etna abbiamo iniziato a produrre metodo classico 10 anni fa qui in cantina. Io appunto sto proprio bevendo un Carricante, che è la Bacca Bianca metodo classico. Ed è un'avventura molto importante, molto interessante. Noi siamo contenti e stiamo veramente investendo tantissimo su questo progetto. Sono dei vini deliziosi, dei vini che non conoscono l'orario, ecco, che si possono bere a qualsiasi ora del giorno. Sono divertenti, sono facili da bere,
si possono abbinare a qualsiasi cosa a tavola. Quindi, se prima lo spumante, la bollicina, era, come dire, considerato un vino da fine pasto, poi vi ricordate il Moscato d'Asti, ecco, insomma, con i dolci, oggi gli spumanti sono sempre più secchi, sempre meno residuo zuccherino e trovano sicuramente un posto diverso nelle nostre tavole. Si bevono come aperitivo, ma anche a tutto pasto e sono veramente molto interessanti. Abbiamo affinato le nostre tecniche, abbiamo capito i luoghi di produzione dove fare gli spumanti. Perché, Susanna, come ben sai, ci sono dei luoghi che si adattano ai rossi, dei luoghi che si adattano ai vini dolci e altri ai vini spumanti. Ecco, non puoi fare un vino spumante dappertutto, nonostante in Italia in questo momento, come dire, le produzioni di spumanti stiano crescendo. E sull'Etna vedi un po' l'altitudine, vedi un po' l'esposizione, le escursioni termiche, la maturità del frutto e questi vitigni vengono fuori degli spumanti molto interessanti. Noi li facciamo addirittura secchi, siamo sotto il grammo litro, quindi sono degli spumanti molto asciutti che abbiniamo a tutte le pietanze, dal pesce ai fritti, anche alla carne, col Nerello Mascalese. Ma ce n'è un altro, Sosta Tressanti, mi sembra che si chiama Sì, l'altro. e si chiama, la nostra linea degli spumanti si chiama Sossa Tressanti. Noi siamo, io rappresento una famiglia etnea che lavora sull'Etna, che fa i vini dell'Etna, e che coltiva il Carregante e il Nerello Mascalese, immaginate, da 120 anni che si fa vino qua, 125 per l'esattezza. I E allora, Tressanti visto che sono. ci troviamo a Trecastagni e ci sono i tre santi martiri, insomma che c'è questa grande devozione, e allora abbiamo scelto di raccontare i vini di Trecastagni chiamandoli appunto Sosta Tre Santi, che fu, secondo la leggenda, la loro sosta che fecero in questo paesino. Sì, no, ma mi piace molto, c'ha un non so che, no, che ti percuote la lingua, cioè da Sì. questo punto di vista proprio te. E poi ti mette un buon umore a livello di come si dice, di palato. Ah, ora sto facendo la È finta sosta, vero, è vero. la pseudo Ci sono sosta. diverse tipologie di spumanti. Ci sono quelli che fanno magari un affinamento sui lieviti più breve, quindi cioè, 24 mesi, 30 mesi. Allora magari che sono un po' più versatili, più facili da bere, vanno bene come aperitivo. Altri invece dove poi sviluppano un po' maggiore complessità, specialmente se vengono prodotti con un'uva baccanera. E quindi possono sostare sui lieviti anche, insomma, anche 10 anni addirittura. Il Nerello Mascalese sta aprendo delle finestre sul tempo che non ci aspettavamo. Noi abbiamo presentato da poco un 60 mesi, più gastronomico, ha bisogno di un piatto di funghi porcini, di ricette specifiche per accompagnarsi molto bene. Sta bene a tavola. Mentre il Carrigante lo bevi quando vuoi, insomma, perché è un vino più delicato, più leggero. Quindi a tutte le, si dice così. Esatto, tutte le ore, quindi anche negli spumanti una grande diversità. Ok, va bene, con questo però ti salutiamo perché se no non possiamo fare, cioè tipo notte, come si Non suol stare dire. tanto tempo, mi ha fatto No, no, tanto no, vabbè, piacere, ma grazie. facciamo poi magari anche altre puntate, altri diciamo, come si approfondimenti, perché è un piacere. Quindi ti salutiamo. Salutiamo gli spettatori, le spettatrici. Grazie a tutti, piacere tutto mio e a presto, insomma.